credo che il cinema sia un privilegio. Fare il cinema è un grande privilegio e allora è bene approfittare di questo privilegio e fare il cinema che uno ama fare e non invece il cinema che gli altri ti impongono di fare. Io dico, i miei film hanno guadagnato anche molto, ma io sono felice di aver fatto quelli che non hanno guadagnato nulla. Il film ha avuto tanti premi, tutti i premi italiani possibili, però ce n'è uno, che forse è il premio più grande che ho avuto nella vita, il premio europeo per il miglior film, che allora si chiamava Felix, adesso si chiama EFA, mi sembra. Vi dico solo i nomi della giuria: presidente, Ingmar Bergman, membri, Theo Angelopoulos, Tarkovsky, Deborah Kerr, Jean Moreau. Congratulazioni. Si deve parlare di una cosa, non di una cosa, si deve parlare di una persona. Quando si parla di porte aperte, e non sono io, è questo signore qua. Probabilmente è uno dei due o tre più grandi attori che abbiamo mai avuto nella storia. Molto difficile come carattere, terribile, terribile. Però io dicevo, meglio un carattere terribile unito a questo grande talento che non invece poco talento e una brava persona. Cioè, una volta chiesero a Billy Wilder: ma perché fai lavorare Marilyn Monroe, che è così difficile da dirigere, da gestire? E lui disse: io in Austria ho una zia, una signora bravissima, con un carattere dolcissimo, che prepara dei dolci molto buoni, però nessuno l'andrebbe a vedere se la facesse recitare.